chiamata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi, una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa sempre alla nostra maniera, a 360 gradi, senza subire limitazioni, condizionamenti, e che vi fa poi un po' di buona compagnia. Ogni tanto c'è qualche buona novella. Dovete sapere che il generale Roberto Vannacci, che io personalmente stimo molto, è stato scagionato non tutti sanno che era stato querelato dalla pallavolista italiana tale Paola Egonu, perché quest'ultima, la Egonu, si riteneva oltraggiata per le espressioni usate dal generale Vannacci nel suo famoso libro che ha riscosso tanto successo. Ma chi ha detto di male? Lui parlava di identità. Riconosco che Paola Egonu è italiana, ma non basta. Da sola la concessione della cittadinanza italiana a un soggetto, perché questo soggetto si ritenga italiano. Facciamo vedere, regia, per favore, per quei pochi che non sapessero e che non conoscessero questo importante personaggio, che io ringrazio per il contributo che ha dato al volley italiano, ma vorrei che la gente la individuasse. Un bel primo piano per Paola Egonu. L'avete vista? Una ragazza di colore ha chiesto e ottenuto la cittadinanza italiana, ma il generale Vannacci non ha usato espressioni irriguardose,
irripetibili, offensive. Lui ha detto come prototipo, come identità, non puoi come discendenza. Quella è di colore, ha un colore diverso. L'italiano ha un colore differente. Quindi il generale Vannacci teneva a sottolineare questo concetto, proprio l'identità italiana che è di colore bianco, ma non la offesa. Per fortuna, prima il PM e poi il GIP hanno archiviato il tutto. Problemi logicamente per Vannacci, raggiunto dalla notifica, ha dovuto prendere un avvocato, andare in tribunale. Signora Paola Egonu, la invito a stare più calma. Invece di attaccare a destra e manca, le ricordo, gentile signora Egonu, che lei deve molto all'Italia. E non dimentichi che qualche tempo fa è andata all'estero per money, denaro, e sord fanno venire a vista e ciecat. I soldi fanno venire la vista ai ciechi spesso, e lei attratta da un contratto faraonico, mi sembra che andò in Turchia per poi a fine stagione tornare in Italia, perché evidentemente lì non la trattavano bene, forse lì i turchi, mamma li turchi, le hanno riservato un trattamento particolare. Quindi il tutto è finito per fortuna a tarallucci e vino, come diciamo noi dalle nostre parti. Adesso vi aggiorno sulle condizioni e sulla situazione della nostra neo europarlamentare di nome Ilaria Salis, questa ragazzina che ha fatto tanto discutere, si sono versati fiumi di inchiostro per raccontare le imprese di questa coraggiosa nostra connazionale. Ricordo, per i distratti, per quelli che non seguono la cronaca, che questa ragazza andò in Ungheria, a Budapest, insieme a un gruppuscolo di violenti. Non andò logicamente in gita turistica a vedere le bellezze e mangiare, andò lì per bastonare un povero o due poveri ungheresi. Qualcuno dirà: ma erano fascisti. Ma perché? Il fatto che uno in casa sua si sente fascista è una condizione questa che può giustificare l'assunzione di comportamenti violenti da parte di certi signorini, fra cui c'era la Ilaria Salis. Dovete sapere che ne ha già combinata una, molti non sanno che ha l'altro giorno disertato la festa della sinistra, l'ultrasinistra, l'estrema sinistra, AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, quelli di Bonelli e Fratoianni. Questi ultimi due ho sentito voci di corridoio. Parrebbe capire che si sono arrabbiati, e non poco, e per me giustamente avranno detto: ma come?
abbiamo fatto un casino della malora, abbiamo messo persone dappertutto perché si interessassero, abbiamo mosso mari e monti. Ricordo che perfino il nostro presidente Mattarella si interessò, e sarebbe stato per me opportuno che il primo cittadino d'Italia rimanesse fuori dalla contesa. Invece lui è sceso in campo e ha fatto la sua parte. Comunque Bonelli e Fratoianni si sono lamentati, perché dopo tutto il loro interessamento hanno aspettato invano la Ilaria Salis alla loro festa. Ha dell'incredibile, perché la Ilaria Salis deve tutto a Bonelli, a Fratoianni, che l'hanno presentata, l'hanno candidata all'Europarlamento. E io ho le registrazioni, ho detto prima o poi si pentiranno, succederà quello che è successo con un altro di buono, che ve lo raccomando, un altro furbacchione che è venuto in Italia, ha visto l'ambaradan, ha preso le misure sfruttando i suoi connazionali ed è entrato in Parlamento con gli stivaloni. Il riferimento è a Soumahoro, a Abubakar Soumahoro, che è entrato in Parlamento, ha detto a Bonelli, a Fratoianni, ciao ragazzi, ciao, e se n'è andato nel gruppo misto. Questa non ha fatto passare neanche una settimana e già ha preso le distanze. Io non ho parole. Fai vedere qualche contributo, sempre per evitare che gli sciacalli anonimi all'ascolto possano pensare che quello che io dica sia frutto della mia fantasia e della mia arbitrarietà. Grazie regia. La Salis prende il seggio e scappa. Sgarbo ai compagni. Ilaria non si presenta alla festa di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra. Avete capito bene? Allora mi fermo una manciata di secondi per i nostri contributi commerciali e poi vi devo raccontare l'ennesimo brutto episodio che riguarda un sacchetto a perdere. Perdonatemi, io ce l'ho con i sacchetti a perdere, quella particolare tipologia di stranieri che sono entrati in Italia e fanno quello che vogliono, incuranti della legge, del rispetto verso i nostri connazionali, fanno i loro porci comodi. E detto fra buoni amici, se dipendesse da me, riserverei loro un trattamento tutto particolare. A fra qualche secondo. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Gommista Walter Dallabona, in via Puotti 61 a Villanova di Camposampiero, Padova. Telefono 049 922 04 43. Un artigiano che da anni dà un servizio nel suo settore, dalla vettura di piccola cilindrata al camion, all'autobus, al fuoristrada, a mezzi agricoli e moto.
aperto tutti i giorni, anche sabato pomeriggio su richiesta. Assetti, convergenza e bilanciatura, assistenza 24 ore su 24. Gommista Walter Dalla Bona, via Puotti 61, Villanova di Camposampiero, Padova, telefono 049 922 04 43. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free ed Internet. Ricordatevi il canale giusto per seguirmi, canale 170 del digitale terrestre, oltre a questa rubrichetta che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in prima battuta alle 20.30 e in replica alle 7 del mattino successivo. Conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia, anch'essa va in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.45, ma in rigorosa diretta con ospiti in studio e con la possibilità del pubblico di intervenire. Prima chiedo scusa per la foga e per il fatto che io non leggo, non seguo pedissequamente una scaletta, vado a braccio, mi perdo. C'era un altro piccolo contributo che riguarda la furbetta Ilaria Salis, che si fa riprendere all'ingresso del suo paese, Monza. Non sapevo, lo confesso, che fosse una Brianzola. Fai vedere questo contributo. Salis prende il seggio e tira il pacco a AVS. Sgarbo ai compagni che s'arrabbiano. Qui la vedete sotto il cartello di Monza. Avete capito? Ha le idee chiare con la regia del padre. Solo in Italia succedono queste cose. A volte mi sembra di essere su Scherzi a Parte. Invece è la triste realtà. Io commento fatti di pura cronaca. Chiudiamo con il sacchetto a perdere. Regia, per favore, intervieni per documentare il tutto. Siamo a Torino. Anziano disabile massacrato da un marocchino per 5 euro e a seguire calci e pugni a un anziano per rapinarlo di 5 euro ai giardini pubblici a Torino. È in prognosi riservata. Avete capito bene? Dicono che io ce l'ho con questa feccia africana. Dicono che io uso spesso l'espressione sacchetti a perdere. È il minimo che io possa e debba, ripeto, e debba fare quando parlo di questi sacchettoni a perdere. Un povero anziano gli chiede soldi, questo non gli dà niente e lo massacra di botte, è in prognosi riservato in ospedale. E questo se ne frega di noi, si è denunciata a piede libero, foglio di via che non conta a un Kaiser, questo continuerà a fare quello che ha fatto. Ci vuole la mano dura, non bisogna avere paura di eventuali reazioni dei compagnucci di sinistra, perché io me ne frego di Eddie Schlein e C. Io guardo il superiore interesse della mia nazione, dei miei connazionali. Questa è gentaglia che non dovrebbe stare in Italia. Ma tant'è. Chiudo ricordandovi il mio nuovo sito www.enzospatalino.tv. Lo vedete? Per sapere la mia storia, le mie origini e per, se volete, acquistare una maglietta con le mie scritte e con il mio volto. E ora definiamola sacchetti a perdere. Arrivederci.